Allora, questo è l'ennesimo appuntamento della Scuola di Etica e Politica. Io sono Fabrizio Benati e sono qua a parlare di un tema che, assieme ad un ospite che poi vi presenterò, che sembra non avere molto a che fare con l'etica e con la politica, che è poi il tema della scuola dedicata a Giacomo Lidi. In realtà sembra che non abbia niente a che fare, in realtà secondo me ha molto a che fare, perché è un tema che tocca la tecnologia, comunque l'evoluzione della tecnologia che c'è stata di recente. Infatti negli ultimi 10 anni il mondo è radicalmente cambiato, ed è radicalmente cambiato grazie a internet, a quello strumento, a questo computer che si connette e ottiene delle forti informazioni in giro. E, è cambiato soprattutto di recente, secondo molte persone, per via della quantità di persone che vi accedono, quindi non è lo strumento in sé, ma è la quantità di persone che vi accedono e la qualità delle persone che accedono a questo strumento di scambio delle informazioni. Alcuni guru parlano di questo cambiamento come di un cambiamento di tipo epocale. Mi viene da pensare a, per esempio, a Ed Yurgon, che dice banalmente: "It's a profound business technological and social change." E nel momento in cui si comincia a parlare di internet, fondamentalmente una delle prime cose che saltano fuori, quando si va sopra un motore di ricerca, anche molto banalmente, si cerca una voce, una delle prime 10 che saltano fuori è Wikipedia. A me viene da pensare, se fino a qualche tempo fa, quando si voleva citare qualche cosa e dargli un significato, dargli un valore, dire che qualche cosa è vero, si citava, veramente l'ho visto in televisione, l'ho sentito in televisione, questa cosa è vera perché l'ho sentito in televisione, prima ancora si diceva l'ho letto sul giornale. Al giorno d'oggi tante persone dicono è vero perché l'ho letto su Wikipedia. Insomma, Wikipedia è qualche cosa di importante per il mondo di oggi e per la comunicazione. E tutti ne parlano, bene o male, però tutti ne parlano in qualche maniera. E quindi questa sera forse ci piacerebbe capire un po' di più che cos'è questa Wikipedia e sentircela raccontare da una persona che ha un ruolo dentro questa Wikipedia, che abbiamo qua con noi Gianluigi Gamba, che è stato presidente fino a qualche mese fa della fondazione che sta dietro Wikipedia. Quindi ci racconti un pochettino meglio che cosa sta dietro Wikipedia sostanzialmente. Va bene, grazie, buonasera. Grazie ovviamente all'organizzazione per l'invito. Come la volta scorsa, bene o male, abbiamo giusto un canovaccio per raccogliere qualche idea, ma sarei assolutamente felice che poneste domande a cui sarò nel limite del possibile ben felice di rispondere. Wikipedia, vabbè, no, non perdo tempo molto a presentarla perché, come giustamente un attimo fa Fabrizio diceva, immagino la conosciate. Sarei curioso di sapere in quanti poi avete avuto la voglia e il coraggio di iscriverci anche dentro, perché perché tutto sommato Wikipedia è un bel colpo, qualcuno c'è, meno male. Perché in effetti l'esperienza di un progetto come Wikipedia è una rappresentazione abbastanza chiara del concetto di massa critica, nel senso che nel momento in cui un numero sufficiente di persone comincia a parteciparvi, allora immediatamente, forse immediatamente è una parola forte, ma comunque molto rapidamente, il progetto comincia ad autosostenersi e a partire in una direzione virtuosa e a migliorare invece di perdersi, invece di spegnersi. Wikipedia nasce nel 2001, nel gennaio del 2001 negli Stati Uniti, la prima edizione della lingua inglese, nasceva come una sorta di accessorio, una specie di scantinato dove riporre informazioni. E l'idea, se vogliamo, forte per l'epoca era stata quella di farne uno spazio assolutamente non filtrato. La apriamo a chiunque abbia qualcosa da dire, senza chiedere credenziali, senza chiedere nome, senza chiedere niente.
all'infuori che una presunzione di buona fede o di volontà di partecipare al progetto. Qualche mese dopo, quella che ancora non era una fondazione, perché la fondazione americana nascerà dopo, i due o tre ideatori, qualche mese dopo registrano i nomi di dominio relativi ai codici linguistici delle 10 lingue più parlate al mondo, tra cui l'italiano, per cui tecnicamente nasce nella primavera del 2001 e pianin pianino comincia a radunarsi attorno a questo sito una piccola comunità di utenti italiani che inizialmente, affascinati dall'idea, cominciano a tradurre dall'inglese, a importare la struttura della nascente Wikipedia inglese in italiano, a localizzarla, a cercare di adattarla a un pubblico di lingua italiana. Scusate, diciamo che i primi tempi sono abbastanza embrionali, perché comunque la comunità è fatta di poche persone, che a volte anche hanno occasione, grazie a questo, magari di conoscersi, di incontrarsi, ma i primi raduni che facevamo, tutto sommato, riempivano una stanza più piccola di questa, anzi magari era un'occasione più goliardica che altro. Ci si trova attorno a un tavolo e si cominciava a discutere di come imbastire le pagine di aiuto per guidare l'utente o come organizzare le linee guida. Dopodiché la cosa comincia a prendere piede e appunto riesce ad attrarre a sé una quantità sufficiente di persone, tale per cui, essendo un progetto aperto al contributo di chiunque, è chiaro che è necessario che ci sia un continuo monitoraggio di ciò che viene inserito. Se Wikipedia è diventata una fonte, poi parliamo a lungo magari dopo anche della sua attendibilità, ma se è diventata una fonte tutto sommato alla quale le persone si rivolgono, è perché dietro c'è un continuo lavoro di selezione e filtrazione dei contenuti che arrivano, fatta da una comunità di utenti, sempre su base volontaria, assolutamente nessuno è pagato per questo, che tiene d'occhio costantemente questo flusso. Allora, se all'inizio del progetto i contributi erano un paio di modifiche al giorno, una pagina nuova a settimana, oggi invece, se andiamo a vedere, c'è modo di vedere in tempo reale cosa sta succedendo. Mentre stiamo parlando ora, le modifiche sono dell'ordine di qualche decina di modifiche al minuto, ovvero sia mentre stiamo parlando, nell'arco di un minuto vengono modificate decine e decine di pagine, a volte con intento costruttivo, quindi aggiungendo informazioni, correggendo errori, a volte con intento distruttivo, cioè tagliando via pezzi, mettendo insulti o scrivendo informazioni errate. Tutto questo è online da subito per chiunque, quindi qua anche l'insulto, nel momento in cui viene salvato, viene visto da chiunque. Chiave del progetto è che esiste una forma di controllo a posteriori di quanto viene pubblicato. Invece di avere una redazione che filtra a priori i contributi e decide che cosa può essere pubblicato, il modello viene rovesciato, cioè si parte da una presunzione di buona fede, chiunque voglia scrivere è invitato a farlo, gli altri utenti collegati controllano quello che succede, sempre su base volontaria, e decidono se è il caso di tenere, di scartare, di ritornare indietro, o di mantenere ciò che è stato messo, o di migliorarlo ulteriormente. Nella mia esperienza personale, io sono partito ad esempio scrivendo, io faccio il chimico di mestiere, ho cominciato a scrivere qualche voce abbastanza scolastica su argomenti di chimica, dopo che ho cominciato a tenere d'occhio queste voci e vedevo che cosa succedeva. E pianino pianino ci si accorge che è un lavoro anche che non avendo tempi, non avendo scadenze, non avendo una redazione, non avendo un'organizzazione che sta dietro rigida, di fatto una voce può anche starsene lì per anni, dopodiché arriva qualcuno che se ne intende per davvero e te la fa crescere, te la fa diventare qualcosa di valido. Ho perso un po' il filo, tema. Però ecco, quello che mi premeva di dirvi era che il modello era a modo suo una cosa abbastanza insolita, cioè non più una rete chiusa dove prima ti identifichi e poi ti lascio fare, ma un modello rovesciato in cui partiamo da un'assunzione di buona fede, chiunque voglia contribuire lo fa, e esiste un filtro a posteriori che discrimina il contributo utile dal rumore, dal contributo inutile. È chiaro che se non ci fosse questa comunità sempre presente, nel tempo Wikipedia comincerebbe a essere sommersa da vandalismi, da rumore, e perderebbe la sua utilità. Riesce a resistere proprio perché esiste questa massa critica di utenti appassionati che segue la cosa e la
e aiuta a separare il contributo utile da ciò che utile non è. E quando parlo di utenti appassionati non parlo a forme particolari di associazione o di identificazione. Chiunque lo voglia fare è libero di farlo ed è invitato a farlo. Quindi chiunque ha a cuore un argomento è libero di scrivere di quell'argomento, integrando le voci già esistenti o scrivendone di nuove, e poi magari tenere d'occhio queste voci affinché ci si preoccupi che queste voci vengano mantenute e migliorate. E dicevi quindi che ci sono, fondamentalmente è un'attività di volontari, e però dei costi comunque ci sono, cioè quanti sono questi volontari, chi è pagato, quanto costa? Allora, dobbiamo distinguere due livelli. Una cosa è Wikipedia come prodotto editoriale, come enciclopedia, e una cosa è tutta l'infrastruttura tecnica che gli sta dietro. Allora, il prodotto editoriale enciclopedia è aperto e gratuito, nasce per essere un qualcosa di libero e gratuito, nasce come una sorta di espansione del concetto di software libero, qualcosa che software non è, ma è un'enciclopedia, quindi garantisce all'utente le famigerate quattro libertà del software libero, cioè la libertà di riutilizzo, la libertà di modifica, la libertà di copia, la libertà di intervento sul codice. Allora, la parte enciclopedia è libera, gratuita, è gestita su base volontaria da una comunità di utenti. Io sono di questi, sono dei 90 amministratori che sono... tutti gli utenti sono uguali, alcuni sono un pochino più uguali di altri, nel senso che come amministratore ho accesso a alcune funzioni amministrative che mi permettono, ad esempio, di bloccare l'utente che magari insistentemente continua a cancellare pezzi di pagina, seminari, insulti. La prima volta cancelli la sua modifica e lo avvisi, la seconda lo rifà, lo avvisi di nuovo, la terza dici vabbè, ti blocco per 2 ore così magari intanto trovi qualcos'altro da fare. Questo per quanto riguarda il prodotto editoriale. Ovviamente Wikipedia, in quanto servizio di rete, deve essere appoggiata su dei server, e questi server e la connettività per raggiungerli hanno un costo. La proprietà dei server e della connettività e, in ultima analisi, la proprietà dei contenuti, benché questi siano rilasciati con licenza libera e quindi siano fruibili da chiunque senza infrangere alcuna legge o alcun diritto d'autore, la proprietà di questi contenuti, dicevo, e dell'infrastruttura su cui questi contenuti si appoggiano è di Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation nasce nel 2004 quando Wikipedia è diventata grande abbastanza da aver bisogno di un ombrello giuridico per poter continuare ad esistere. Di conseguenza i fondatori di Wikipedia decidono di creare questa, che è l'equivalente statunitense di una onlus. Quindi sono vincolati a non avere profitto, eccetera, eccetera, eccetera. Wikimedia Foundation oggi è l'equivalente statunitense di una onlus, che ha a libro paga 23 persone, ha un ufficio a San Francisco, una serie di server a Miami, una ad Amsterdam e una in Corea. Da qualche parte c'è una cartina. In ogni caso la dislocazione geografica più o meno è quella, per ovviamente consentire un accesso sufficientemente rapido più o meno ovunque nel mondo. E dicevo, e costa, avrete visto magari consultando le pagine in questi giorni che c'è un invito a raccogliere fondi. Wikimedia Foundation vive di donazioni. Quest'anno costerà, se preventivato, circa 6 milioni di dollari. Questi 6 milioni di dollari sono grosso modo necessari, metà se ne vanno in spese tecniche, cioè pagare le connessioni di rete e i server. L'altra metà circa se ne va in amministrazione, pubbliche relazioni, spese legali, promozione, l'organizzazione del raduno mondiale che nel 2009 si terrà in Argentina e altre spese accessorie, diciamo. Ho perso, no, ok. Sì. Anche fermandosi un secondo invece sulla questione prodotto editoriale, enciclopedia. L'enciclopedia dalla fine del 1700 ha cambiato di fatto il mondo con Diderot, che già di suo pensava che sarebbe stato qualcosa di rivoluzionario.
è diventato di fatto un prodotto editoriale, l'hai detto benissimo, e ha creato un intero settore editoriale. Pare però che la Treccani sia fallita dall'arrivo di Wikipedia, o comunque che non navighi in buone acque. Molte persone che lavorano nell'ambito editoriale bibliotecario la guardano tanto con interesse quanto con quasi con sospetto, perché effettivamente dalla comparsa di un prodotto libero, disponibile, gratuito, prodotto editoriale di questo tipo, l'intero settore editoriale enciclopedico ha subito un colpo forte. Lo uccide o lo cambia, secondo te? Sicuramente non lo uccide, sicuramente lo cambia. Partendo da il concetto di enciclopedia, e qui evo la Rivoluzione Francese, al tentativo di razionalizzare anche il sistema metrico, è figlio della Rivoluzione Francese, ed è un tentativo appunto di razionalizzare, di togliere un po' il sapore dalle carte, siamo ancora in mente la cena, togliere il sapere dalle caste che il sapere dalle caste che lo possedevano. Quindi a modo suo il concetto di enciclopedia sì, riesce a essere rivoluzionario per l'epoca della Rivoluzione Francese, dove comunque l'analfabetismo era la norma, esattamente come oggi per noi ci piace tanto parlare di rivoluzione, però ricordiamoci che l'accesso a internet in molte parti del mondo ancora non c'è, e anche nei paesi cosiddetti sviluppati comunque esiste un digital divide, per cui non tutti hanno accesso alla rete, oppure molti potrebbero avere accesso, ma tutto sommato ancora non conoscono i meccanismi per interagirvi e sfruttarla degnamente. Perché chi ce lo fa? La domanda di fondo alla fine è chi ce lo fa fare, nel senso, esiste una Treccani che è compilata da persone assolutamente preparate, certificate, esistono degli stradari di ogni città d'Italia pubblicati, esistono dei dizionari, esistono già fonti di sapere certificate, validate, costruite con cura da imprese che ne hanno fatto un'esperienza commerciale profittevole per farlo. Perché noi ci mettiamo a riscrivere un'enciclopedia? Perché, appunto, riprendendo il discorso che facevo prima, andiamo a scardinare o comunque a mettere in discussione il concetto di diritto d'autore come è stato sentito fino ad oggi. Allora, ci mettiamo a riscrivere un'enciclopedia perché, a differenza di una Treccani, che sicuramente è, tra virgolette, più seria, poi vedremo che ci sono studi fatti sull'edizione inglese che tutto sommato vanno a stabilire che il tasso di errori presente in una voce di Wikipedia è grossomodo paragonabile a quella dell'enciclopedia britannica. Però partiamo dall'assunto che un prodotto editoriale certificato, commerciale, sia comunque un gradino più sopra, ha però il limite del diritto d'autore. Cioè Microsoft Encarta in italiano è una selezione di voci enciclopediche prodotte da un'azienda che ha deciso di produrre questo prodotto, investirci sopra e farci del profitto, ma se io lo copio commetto un illecito. Esiste un diritto d'autore che mi impedisce, anche giustamente se vogliamo, di distribuire questo prodotto. Ci mettiamo a riscrivere un'enciclopedia perché ci è venuta l'idea che ci piace raccogliere del sapere che chiunque possa usare e ridistribuire gratuitamente. È la stessa filosofia che, appunto, dicevo, sta alla base dei progetti software open source. Esistono dei sistemi operativi come Linux, ad esempio, che è assolutamente legittimo di copiare e distribuire gratuitamente. Questo perché si pensa che chi si occupa professionalmente di questi sistemi operativi possa trovare altri modi per farci sopra il profitto e lavoro che non siano semplice vendita e commercializzazione del prodotto. OpenStreetMap, facevo prima esempio gli stradari della città, OpenStreetMap è un progetto simile nello spirito a Wikipedia, solo che è finalizzato a tracciare le mappe delle città, del territorio. Perché rifarlo quando esiste già una SEAT pagina gialla che me la offre online esattamente senza oneri? Perché comunque nel rifarlo noi
accettiamo di pubblicare questi dati con una licenza che ne permette la libera diffusione, gratuita, senza vincoli, per cui il giorno in cui SEAT spegnerà i suoi server esisterà ancora qualcosa. E la stessa logica è alla base di Wikipedia, cioè riscriviamo da capo un'enciclopedia con tutti questi limiti, un po' perché abbiamo l'ambizione magari di andare a toccare temi che Treccani non avrebbe nemmeno le risorse economiche di toccare. Oddio, poi si apre un bel capitolo sul fatto di tutti i ragazzini che vanno a scrivere di cartoni animati, telefilm e cose del genere, però per carità va bene, tra 50 anni magari una serie televisiva particolare potrebbe persino essere oggetto di studio, cose abbastanza, cose quantomeno strane, diciamo. Però se il prezzo da pagare per raccogliere la maggior parte dello scibile umano è un prezzo che personalmente pago volentieri. Allora ci rimettiamo appunto a riscrivere l'enciclopedia, perché così facendo, nel momento in cui andiamo a salvare la nostra modifica, accettiamo che questa modifica possa propagarsi liberamente senza costi. Questa è una minaccia per l'editoria tradizionale? Non lo so, a me piace pensare che dovrebbe esserci una sinergia. Cioè, signor Treccani, noi ti abbiamo raccolto tanto materiale grezzo, se tu lo prendessi e lo raffinassi con i tuoi mezzi e ce lo ridessi ripulito, saremmo contenti tutti e due, tu lo useresti per le tue pubblicazioni serie e io avrei avuto una certificazione di qualità. Ci potrebbe essere una sinergia, se non la si vuole, perché tutto sommato il mezzo è ancora guardato con sospetto, perché tutto sommato c'è ancora questa concezione un po' aristocratica del fatto che su un progetto su cui scrive chiunque non ci si può fidare. Beh, speriamo di no, io mi fido ciecamente, metà delle mie... Attento, ciecamente, tieni conto che mentre parliamo chiunque potrebbe benissimo stare facendo qualche modifica che mi va a invalidare un dato, cambiarmi un anno di nascita, può succedere. Poi Wikipedia è talmente vasta che uno non è che si mette sistematicamente a rovinarla tutta, magari se semina qualche errore qua e là. È un'impresa immane, è diventata talmente grande che comincia a essere anche un problema disfarla, non solo il farla. Ciò non toglie che l'invito è sempre quello di essere attenti, chiaramente, anche se lo sforzo che sta facendo la comunità adesso, dopo che il progetto Wikipedia in lingua italiana ha compiuto 7 anni e comincia a diventare grandicello, è proprio quello di spingere a una maggiore attenzione sulle fonti, cioè chiedere a chi interviene una conferma su una fonte verificabile di quanto ha scritto, cosa ancora non facilissima. C'è da dire che ad esempio l'edizione tedesca sta sperimentando una modalità di lavoro particolare che è quella delle cosiddette revisioni controllate. A differenza della versione italiana dove ogni modifica online da subito, come si è sempre fatto, i tedeschi stanno sperimentando questa cosa e non sappiamo onestamente. Noi, la comunità italiana è un po' divisa sull'importare questa idea o meno, perché rappresenta del lavoro aggiuntivo. I tedeschi stanno dicendo, allora, se tu sei un utente registrato ti faccio vedere tutto in tempo reale, anche i vandalismi, anche le modifiche. Se sei un utente anonimo che arriva solo per consultare, ti faccio vedere l'ultima versione che un utente registrato ha spuntato come valida. Quindi è una forma ibrida. Il contributo è sempre aperto a tutti, ma quello che io scrivo non è visibile a tutti quanti da subito. Lo è solo agli utenti registrati che possono eventualmente sbloccare, diciamo, questa mia modifica e renderla pubblica a chiunque oppure no. Per certi versi un piccolo tradimento dello spirito di Wikipedia, però può essere un modo appunto per preservare l'attendibilità e la qualità di quello che ci trovi dentro. Ciò non toglie che produce un ulteriore lavoro, che vuol dire che la comunità degli utenti deve tenere d'occhio esattamente come sta facendo ora, ma oltre a controllare deve anche in qualche modo approvare queste revisioni. Quindi l'edizione in lingua italiana non ha ancora questa modifica, non so nemmeno oggi se l'avrà in futuro, però è un'altra strada per tentare di consolidare l'aspetto di attendibilità di quello che ci si trova dentro. L'attendibilità, sì. Io continuo a fidarmici e credo di essere abbastanza in buona compagnia, anche quelli che sono stati tutto sommato denigrati. Mi viene in mente, leggevo un articolo di Sergio Romano,
giornalista di vari quotidiani, la cui voce venne modificata con delle formazioni inesatte, e un suo lettore gliela segnalò e lui non si tirò giù più di tanto. Scrisse addirittura un articolo a risposta a questo suo lettore, dove diceva: Wikipedia è una cattedrale che cresce spontaneamente, senza disegni e architetti, grazie alla collaborazione di parecchie migliaia di muratori volontari. E quindi capita a volte che la trave sia un po' storta, eccetera, però comunque la cattedrale sta lì ed è grande ed è imponente. Ma quanti sono questi muratori volontari? Dove si trovano? Cioè, raccontaci un pochettino di... Chi sta dietro le tastiere? Chi sta dietro le tastiere, esattamente. Aspetta, avevi cominciato parlando di... l'attendibilità. Vabbè, un'ultima chiosa sull'attendibilità, l'avevo già tirata fuori ad aprile, ma è un'immagine che mi piace sempre. Cioè, io arrivo a Reggio Emilia che non conosco e chiedo indicazioni alla prima persona che incontro. Mi pare di pensare che nella maggior parte dei casi troverò una persona ben disposta che mi dice esattamente la strada che devo fare. Se poi, andando avanti, capisco che non sto andando nella direzione voluta, magari chiedo un'altra volta. Ecco. Mi piace pensare che l'attendibilità di Wikipedia sia qualcosa del genere. Cioè, Wikipedia è un po' come lo straniero a cui chiedete informazioni quando arrivate in una città che non conoscete. È molto probabile che vi dia un'indicazione ragionevolmente corretta per portarvi a destinazione. Poi, se nel momento in cui vi accorgete che state andando da tutt'altra parte, non avete di guardare altre fonti, anzi. Però diciamo che questa presunzione di buona fede dovrebbe essere quella che muove un po' il tutto. Chi c'è che sta dietro? Appunto, parlavamo prima di una massa critica di utenti. Allora, fondamentalmente, vabbè, il progetto è aperto al contributo di chiunque e onestamente non saprei nemmeno da che parte cominciare a contare chi abbia mai fatto almeno una modifica su Wikipedia, che va dall'inserire una pagina intera al correggere due virgole fuori posto. Quella che io chiamo comunità di utenti, grosso modo, è un'etichetta sotto la quale troviamo qualche centinaio di persone assiduamente presenti. Calcoliamo persone che magari si collegano a Wikipedia almeno 2-3 volte a settimana, proprio per vedere. Un utente registrato ha la possibilità di scegliersi alcune voci da tenere d'occhio, ad esempio, e controllare quali modifiche sono state fatte. Di conseguenza esistono persone che magari scrivono di un determinato argomento, di archeologia, mi viene da pensare, che seguono le voci di archeologia, magari poi col tempo, appassionandosi al progetto, si incontrano con altri utenti che scrivono di archeologia e insieme si coordinano per decidere, ad esempio, come vanno scritte le voci di archeologia, quali informazioni vanno messe, in che ordine vanno messe, come il lettore va guidato nello sviscerare i vari argomenti. Ad esempio, ripeto, sulla base della mia esperienza professionale, ho cominciato a occuparmi di chimica, per cui si andò a discutere quali caratteristiche dobbiamo mettere, che taglio dobbiamo dare all'articolo, ci mettiamo la tabellina con le proprietà oppure non ce la mettiamo, mettiamo la formula fatta in un certo modo, fatta in un altro, e così via. Anche qui non c'è una direzione, non c'è una direzione editoriale che decide quali argomenti debbano essere sviluppati e quali no, o con quale grado di profondità e dettaglio debbano essere sviluppati. È tutto lasciato alla spontanea autogestione dei lettori che diventano autori. Per cui appunto c'è stato... abbiamo avuto per un periodo un manipolo di toscani fanatici di heavy metal che hanno scritto una serie impressionante di voci su band del sottobosco punk rock metal, che va benissimo. Cioè, ripeto, non, quello che mi ha insegnato personalmente Wikipedia è che è assolutamente deleterio fare classificazioni tra alta e bassa cultura. Penso che sì, ok, se incappo nella pagina che elenca gli episodi di una serie TV, ci faccio un sorriso e me ne vado da un'altra parte. E ripeto, posso anche considerare il prezzo da pagare per avere poi qualcuno che magari mi fa una bella voce sulle tecniche di ripresa televisiva, per esempio. Però appunto, non essendoci una guida, ed è bene che non ci sia per certi versi, è chiaro che l'enciclopedia cresce in maniera discontinua e disorganica. Rischiamo di avere magari appunto dettagli, a mio parere, insignificanti sulla vita di un'attrice di serie B di un film statunitense,
e magari avere dei buchi spaventosi su, su voci di anatomia che parlano di organi del corpo umano, però io sono ragionalmente convinto che col tempo le, i buchi nelle voci di anatomia verranno colmati. Comunque, ah sì, un'ultima cosa riguardo al concetto di massa critica, siamo... Beh, edizioni come quella inglese che possono contare su diversi fusi orari hanno praticamente un monitoraggio 24 ore su 24 di quello che succede. Noi italiani siamo un po' più legati alla geografia, però abbiamo avuto anche la gradita presenza, ad esempio, di figli di emigrati o di persone che studiano italiano dall'estero che vengono a scrivere della loro cittadina in Australia o in Canada. O addirittura uno che ha dato vita, è stato uno dei promotori dell'edizione in siciliano, pur essendo nato da genitori siciliani in Australia, no? Avendo mai messo piede in Italia. Però, dicevo, la comunità italiana è sufficientemente nutrita, tale per cui abbiamo lo smanettone che stacca alle 4 di mattina e che dà il cambio al pensionato, che si alza alle 5 e mezza per tenere d'occhio le voci, altre voci. Ma ne abbiamo, quanti sono, cioè li conosci questi qualche centinaio, quanti sono i pensionati, quanti sono i ragazzini, gli smanettoni? Allora, ti avrei risposto più facilmente uno o due anni fa quando, convocando dei, ogni tanto ci piace convocare dei raduni che sono anche un'occasione proprio per trovarci anche su un piano, il prossimo è in Toscana, a febbraio, sul Monte Amiata, qualora siate interessati. Diciamo che finché la comunità era un po' più ristretta si riusciva a tenere il conto e magari i più assidui, i più sfegatati, i più persi dietro questa cosa erano una trentina, una quarantina di persone, allora ci si conosceva. In questi ultimi anni la comunità si è dilatata abbastanza, per cui temo di aver perso il filo, onestamente. Oltretutto l'Italia è un paese ancora abbastanza lungo, specie se la devi attraversare in treno con i mezzi, per cui abbiamo anche difficoltà oggettive. Credo che abbiamo amministratori sardi che non ho mai visto, purtroppo, deviso attorno, sedendoci allo stesso tavolo. In ogni caso, oggi come oggi la comunità è diventata abbastanza grande da avere, diciamo, si paga un attimo un prezzo. Il prezzo che si paga è un po' la spersonalizzazione. Era più facile metterci d'accordo quando riuscivamo a vederci più spesso. Adesso la comunità è più grandicella, quindi diventa necessario imbastire modi diversi e un po' più virtuali per coordinare il lavoro. Ciò non toglie che comunque è un lavoro magari più frammentato, nel senso che magari si ritrovano gli utenti in una determinata regione o area geografica che seguono un argomento ed è più difficile convocare tutta la platea. Ciò non toglie che appunto un luogo fisico ci serve e non ci serve, cioè la ricaduta sociale è gradita, è benvenuta, ma non è essenziale al sviluppo del lavoro. Abbiamo utenti che conosciamo solo virtualmente, che non si sono mai fatti vedere in faccia perché non ci tengono, non hanno voglia, ma va bene così, non è un obbligo. Parlavi prima di una mancanza di organizzazione, per cui c'è una nascita di voci, di sessioni a macchia di leopardo. Non è inefficiente questa mancanza di organizzazione, lo vedo soprattutto dal lato del controllo, ovvero 10 persone che stanno a monitorare una voce e nessuno che controlla altre. Ho trovato un vandalismo non tanto tempo fa su un comune della Polonia risalente a un anno fa. Capita. Chi controlla i comuni della Polonia? In teoria chi ce li ha messi dentro, però sai, non sempre lo fai. È un po' il rischio che corri, però d'altro canto. Sì, l'alternativa quale sarebbe? Pagare qualcosa, cioè organizzarsi. C'è un'auto-organizzazione spontanea che di fatto verte sull'argomento, nel senso che all'interno di Wikipedia esistono alcuni progetti tematici che raccolgono attorno a sé gli utenti che seguono dato argomento. Ciò non toglie che non c'è una... Cioè, attenzione, non c'è un'anarchia totale, non è che uno può fare quello che vuole, nel senso che gli utenti che seguono un dato argomento si accorgono su alcune linee guida da seguire e dopodiché, pur sempre nel rispetto, allora, altro passo indietro, lo scopo è quello di realizzare un'enciclopedia, non un blog, non una fanzine, non un forum di discussione e altro, per cui spesso anche questo va ribadito. All'interno di questo obiettivo, cioè costruiamo un'enciclopedia che deve essere improntata al punto di vista neutrale e i cui testi devono essere rilasciati con licenza libera, che sono i due capisaldi di fondo, poi tutto il resto possiamo discuterlo. Tutto il resto significa appunto come organizzare in pratica questo lavoro.
però appunto l'organizzazione è, non è così verticistica da avere una piramide che decide proprio tutto quanto, semplicemente ci sono auto-organizzazioni attorno al tema affrontato, per cui tutti quelli che seguono voci sulle arti figurative cercheranno di mettersi d'accordo su come impostare queste voci. Sì, procede a macchia di leopardo, ripeto, ci sono cose magari fin troppo sviscerate, troppo dal mio punto di vista, perché è il mio, poi per carità, da chi l'ha, dal punto di vista che l'ha fatto, sicuramente no, era giusto che così fosse. E altre magari più carenti, però ripeto, è un qualcosa che va visto in prospettiva. Io confido sul fatto che le carenze vengano colmate. Io ricordo, è sempre abbastanza impressionante vedere come cambia una voce che avevi imbastito e poi ti sei dimenticato e lasciato lì per via. Vabbè, io sono bergamasco e avevo visto che mancava una voce dedicata al Sentiero delle Robie, che è una via alpina attrezzata alle mie parti, avevo imbastito mezza pagina che descriveva i rifugi e le ore di percorrenza da un rifugio all'altro. È capitata in mano a un paio di utenti appassionati di alpinismo che hanno le fotografie fatte durante il percorso eccetera, nell'arco di un anno è diventata una voce da 8 rotelle di mouse con fotografie e tutto quanto. Anche qui la qualità finale del prodotto è proporzionale al numero di mani che ci vanno a lavorare sopra. Siamo sempre lì, siamo una delle cose più interessanti, quindi mi dicevi di Caposaldi, è il fatto che il contenuto deve essere libero e un punto di vista neutrale. E il contenuto libero, hai accennato, è che è un pochettino come l'open source, però non so se le persone che sono qua con noi questa sera sanno esattamente cos'è l'open source o se forse vogliamo... Sì, il concetto di open source nasce all'interno dell'industria del software. Cosa succede? Fino a quanto? 20 anni fa, 15 anni fa, esisteva il solo software proprietario, nel senso esiste un'azienda che paga dei programmatori, questi programmatori producono un sistema operativo, un programma di videoscrittura, un programma di disegno professionale, protetto da copyright, che viene venduto e si fa un profitto, eccetera, eccetera, eccetera. Open source è un tentativo, appunto, come dicevo prima, di sovvertire questa logica e dire un programma viene meglio se ci mettiamo le mani in tanti, e affinché ci si possa mettere le mani in tanti io scrivo il mio codice, ma invece di blindarlo sotto un diritto d'autore lo distribuisco e dico siete liberi di farne quello che volete, a patto che se lo migliorate lo rimettiate in circolo a vostra volta. Cioè, c'è questa idea di diffusione anche virale. Il concetto quindi è tu sei libero di prendere il mio lavoro, di migliorarlo, di aggiungervi funzioni, tappare buchi e quant'altro, a patto che tu conceda agli altri la medesima libertà. Le famose quattro libertà del software libero, che sbaglierò a menzionare, che sono libertà di utilizzo gratuito per qualsiasi fine, qualsiasi scopo. In realtà quando compriamo del software proprietario ne compriamo una licenza d'uso, non il software. Il software libero invece dice ti do tutto, non una licenza d'uso, ti do il programma. La libertà di vedere come è fatto dentro e quindi di migliorarlo, la libertà di ridistribuirlo. E la quarta, che adesso... Sono come 7 anni, ne scappa sempre uno. Comunque il concetto è un'interrogazione. Mamma mia, no. Ok, prometto, no, va bene, prometto di studiare più la prossima volta. No, il concetto comunque è un prodotto è tecnicamente migliore se ci mettiamo mano in tanti e non un gruppo ristretto di persone. Wikipedia nasce proprio come applicazione di questo modo di lavorare che ha per obiettivo non produrre del software ma produrre un'enciclopedia. E sì, quindi avevi citato ti eri segnato Gaber, infatti, sì, che tutto sommato è Gaber, sempre un bel esempio. Sì, un bel esempio. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione. Esatto. E quindi la gente partecipa. Ma nella misura in cui si diverte, le piace, sì, noi
chiaramente sì. Poi l'obiettivo è chiaro ed è quello di realizzare un prodotto che speriamo sia utile e di riferimento. Comunque sì, ho perso il filo. No, va bene così. No, è un prodotto libero, è un prodotto editoriale, abbiamo detto, è un prodotto libero, è un prodotto controverso, molto controverso. Io ho dato un'occhiata ho dato un giro di Google prima della giornata di oggi e ho trovato almeno nell'ultimo anno almeno un paio di casi piuttosto seri di censura. Dicevi addirittura che la Wikimedia Foundation è nata per dare anche un ombrello legale a questo prodotto editoriale. Un paio che hanno fatto abbastanza scandalo sono stati uno in Inghilterra per una copertina degli Scorpions che andava a richiamare la pedopornografia, e un altro invece era un politico, se non sbaglio, tedesco, politico tedesco. Quindi libertà o censura? Allora, ovviamente essendo un progetto aperto, un progetto editoriale aperto a contributi chiunque, chiaramente può capitare anche che sulla biografia di una persona possano finirci notizie non verificate. Normalmente sarebbe prassi che una notizia non corredata di fonte a supporto, che può essere una sentenza di tribunale, un articolo di giornale, un libro edito a stampa, dovrebbe essere cancellata. Questa è la prassi, non sempre viene applicata e può capitare. Io nell'anno in cui sono stato presidente dell'Associazione Italiana ho ricevuto grosso modo una trentina di raccomandate di avvocati incazzati, di gente che mi diceva che il loro cliente si era sentito diffamato, bla 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 bla. Dico che ho appena finito di pagare il mutuo, mica tocca vendere casa per pagare qualche causa, fermi tutti. Allora, che succede? Il caso del deputato tedesco è uno dei pochi casi in Europa, ne è successo uno simile in Francia, che è arrivato in una corte di tribunale. I politici italiani non ti mandano le raccomandate? I politici italiani mandano un sacco di raccomandate, ma in tribunale, Deo gratias, finora non ci siamo arrivati e speriamo di non arrivarci mai. Non esiste una ricetta universale per gestire questi casi, si naviga molto a vista. Comunque, nella fattispecie del caso tedesco e nel caso analogo francese, i giudici stabilirono che Wikimedia Foundation non era responsabile perseguibile, ma la responsabilità del contenuto diffamatorio andava addebitata all'utente che aveva prodotto questa modifica, rintracciabile attraverso l'indirizzo IP. E di conseguenza, questo sono due precedenti che tutto sommato ci aiutano a tirare un attimo il fiato, perché giustamente la paura di finire invischiati in qualche guaio grosso c'è. In Italia abbiamo avuto alcuni casi che abbiamo risolto in via extragiudiziale, a volte semplicemente rimuovendo le informazioni perché oggettivamente non corredate di fonte, a volte rispondendo dicendo: signori, abbiamo la sentenza di tribunale che dice questo, per cui per noi la cosa non si tocca. A volte addirittura oscurando in toto la voce perché la persona continuava ad insistere e non ci pareva il caso di inficiare tutto quanto per privilegiare, cioè per impuntarci su una questione. È chiaro che ci sono buchi e buchi, cioè una cantante semisconosciuta che non apprezza che esista la sua biografia su Wikipedia si può cancellare senza particolari patemi d'animo. Anzi, di solito non cancelliamo, mettiamo un bel avviso del tipo: su questa voce sono pendenti minacce legali, per cui non trovate niente per questa ragione. Un eurodeputato è stato già più difficile da digerire, perché tutto sommato, a modo suo, è un personaggio pubblico e quindi dovrebbe... Certo, se domani un presidente del Consiglio a caso dovesse scrivere dicendo cancellate la voce che mi riguarda, altrimenti faccio causa, la cosa comincerebbe a diventare difficile, ma credo che sarebbe anche un boomerang di popolarità abbastanza scomodo da gestire. Figura. Non succederà mai. La faccenda dell'immagine di copertina invece censurata è stato un curioso cortocircuito tecnologico, perché in realtà poteva essere una cosa che in altri contesti sarebbe passata abbastanza inosservata. Invece è successa una cosa curiosa. Allora, piccola premessa: su Wikipedia è essenziale poter comunque rintracciare chiunque fa un contributo. Voi siete liberi di contribuire alla
stesura, il miglioramento di qualsiasi voce. Potete farlo anche senza registrarvi. Se lo fate senza registrarvi, noi prendiamo traccia del vostro indirizzo IP, che è il numero, è la serie di numeri che identifica il computer da cui state scrivendo. Questo perché appunto qualora un eurodeputato a caso volesse farci causa, vogliamo anche capire se avevate ragione a scrivere quello che avete scritto, ma al di là di questo. Dal momento che è molto facile adottare escamotage tecnici per rendere il proprio indirizzo IP anonimo, a livello di Wikimedia Foundation sono state prese delle contromisure, bloccando tutto il traffico che passa attraverso server anonimizzanti. Per cui chiunque tenti di accedere a Wikipedia attraverso proxy server o comunque soluzioni tecniche tali a renderlo rintracciabile, salvo imprevisti, dovrebbe avere accesso solo in lettura e non in scrittura. Fin qui tutto tranquillo. In Inghilterra esiste un'associazione che fa lo stesso lavoro che fa la polizia postale da noi, cioè setaccia la rete alla ricerca di materiale potenzialmente pericoloso da un punto di vista della pubblica morale, tra cui appunto le immagini pedopornografiche, e tutte le volte che trova immagini del genere dirotta le richieste fatte da un utente verso il sito che ospita quell'immagine vengono dirottate su un proxy e in qualche modo registrate da questa autorità, che dopodiché le vaglia. Nel momento in cui gli inglesi hanno deciso che quella copertina di un album sul mercato del 1976, in cui onestamente bisogna essere anche un po' malati personalmente per vederci la pedopornografia, nel momento in cui l'agenzia inglese ha etichettato questa pagina di Wikipedia come contenuto a rischio, tutte le richieste che dall'Inghilterra, questa agenzia fornisce il proprio servizio di filtro alla maggior parte degli internet provider britannici, per cui la stragrande maggioranza degli utenti britannici che si sono trovati a chiedere pagine a Wikipedia sono stati dirottati su questo proxy anonimizzante. E Wikimedia Foundation ha questi algoritmi automatici che bloccano l'accesso in scrittura a chi passa attraverso proxy del genere, perché praticamente, per farla molto breve, il 90% degli utenti internet inglesi si è ritrovato ad accedere in Wikipedia in sola lettura. Per cui è stato questo che poi ha creato lo scandalo, perché praticamente è stata tagliata fuori una nazione intera dalla possibilità di modificare le voci. Tutte le voci, quindi. Tutte, sì, non soltanto quella voce lì. E questo ha creato ovviamente un patatrack che è andato ben oltre gli scopi di questa agenzia inglese che fa il suo mestiere, per certi versi anche giusto, di andare a filtrare il contenuto pericoloso. Diciamo che secondo me hanno peccato di eccesso di zelo andando a etichettare come pericolosa, ripeto, una copertina di un disco in commercio al 1976 che raffigura, sì, un'adolescente nuda con una ragnatela davanti al pube. D'accordo, ripeto, secondo me, cioè, non solo la bellezza nell'occhio di chi guarda, ecco. La questione normativa, quindi la qua vediamo che la libertà alla fine sembra andare a toccare un certo numero di diritti come la privacy, la diffamazione, il pubblico pudore, cose che sono state costruite anche negli anni dalla nostra società. Non è che con la tecnologia e con questo approccio stiamo toccando un po' i limiti dell'etica che ci siamo costruiti fino qua, la stiamo cambiando, la stiamo spostando. Le linee guida dell'enciclopedia, tenendo presente che vogliamo fare un'enciclopedia, quindi non qualcos'altro, un album fotografico, una fanzina, un forum di discussione. Però appunto a quali leggi dobbiamo fare riferimento? Tecnicamente i server sono di proprietà di una onlus statunitense e in ultima analisi la legge a cui fa riferimento è quella degli Stati Uniti. Ciò non toglie che, rivolgendoci a un pubblico italiano, meglio italofono, perché poi in realtà si tende sempre a sovrapporre pubblico italiano con Italia, ma in realtà non è così, perché potenzialmente i contenuti della Wikipedia in italiano si possono leggere in tutto il mondo, e anche in Svizzera abbiamo una nutrita comunità di elvetici di lingua italiana che giustamente benvengano, scrive. Ciò non toglie che ci siamo posti lo scrupolo, appunto. Diciamo che la linea è sempre molto prudenziale, cerchiamo di
stare attenti a rispettare anche le leggi italiane, per cui ad esempio un discorso di utilizzo di immagini in fair use che negli Stati Uniti è permesso, noi sull'edizione in lingua italiana non lo permettiamo. Cioè, negli Stati Uniti una copertina di un disco, guarda caso, può essere pubblicata dicendo ne faccio un fair use, un uso corretto, cioè la uso solo qui per scopo didattico, non danneggerò il proprietario, bla bla bla. Questa cosa nella legislazione italiana non è ancora stata recepita, benché se ne sia in discussione. È in discussione? Ma fino ad ora, finché non è recepita, e anche quando anche fosse... Con l'attuale, col precedente? Sai che non mi ricordo. Mi sa che era quello precedente. Ok. Ciò non toglie che quando anche venisse recepita non so quanto sarebbe di grande aiuto. In ogni caso, per ora, sull'edizione in lingua italiana, visto che le leggi italiane non la consentono, è una facoltà di cui non ci avvaliamo, quindi non pubblichiamo le copertine dei dischi senza esplicita autorizzazione dell'autore, ad esempio. Ma secondo te la società italiana è pronta a questi cambiamenti? Non ne sente minimamente la necessità? È soltanto quel gruppo di qualche centinaio di utenti assidui di Wikipedia a pensare che ci sia bisogno di un fair use piuttosto che di altri strumenti normativi, oppure? Bella domanda. Il digital divide comunque esiste, perché internet è sempre più capillare, però ciò non toglie che non permea ancora ogni strato sociale, credo che siano fenomeni che si mi messo nei guai. Non vorrei, cioè, non mi sento onestamente preparato per rispondere a una domanda del genere, che non sono un sociologo. Onestamente non lo so. Ripeto, ogni mezzo a modo suo crea comunque. Innanzitutto ogni mezzo non sopprime i precedenti, ma si affianca a loro, ne modifica l'uso, li trasforma. E lo stesso vale anche per le regole di costume, per le leggi. Che le leggi italiane siano inadeguate per gestire l'impatto dei media elettronici, questo è vero, ma non so voi, a me pare che le leggi italiane siano inadeguate a gestire un sacco di roba, non solo l'impatto dei media elettronici. Per cui spesso andiamo, uno dei nostri amministratori è avvocato, e spesso c'è un bel discutere, perché attualmente il corpus delle leggi nazionali tende a disciplinare un mezzo volatile, rapido, come quello elettronico, pensandolo ancora come se fosse stampato su carta, per esempio. C'era anche la famosa diatriba sul fatto che i blog fossero meno un prodotto editoriale, quindi andassero registrati. Continuano, infatti, non cambiano i colori di governo, ma questa cosa continua a venire fuori, probabilmente secondo me solo per mettere dei paletti in maniera tale da zittire chi possa rendersi più o meno scomodo a seconda dei casi. Però sì, vabbè, in Italia la giurisprudenza, in Italia una sentenza non fa giurisprudenza, se non va da rado, per cui una sentenza di tribunale non è che crea un precedente vincolante per le successive. Come in altri paesi, come nel diritto anglosassone mi pare che avvenga, per cui questo è un ulteriore zavorra, nel senso che in un paese come gli Stati Uniti probabilmente dove non arriva il legislatore arriva il giudice a mettere un paletto e poi il legislatore arriverà a consolidare la frontiera. In Italia non succede nemmeno questo, però scusate, divago. Perché mai devo autorizzare la vendita in commercio di masterizzatori e banda larga e poi dire no, non puoi scaricarti i dischi e masterizzarti perché commetti un illecito? Cioè, è come produrre una Ferrari e poi mettere il limite a 130 sull'autostrada. È corretto che ci sia il limite a 130 sull'autostrada, però si ricevono messaggi contrastanti, no? Da un lato viene incitato all'illecito, però rimane illecito. Non lo sto giustificando l'illecito, per carità. Ah no? Prova a cambiare un pochettino argomento. Abbiamo quindi parlato come capisaldi di Wikipedia, la libertà e quindi tutto questo meccanismo legato all'open source. Un'altra cosa che dicevi era il neutral point of view, l'empov. Punto di vista neutrale, come lo chiamate voi. Ho trovato su,
su internet, su un sito svizzero, visto che ci sono, sono gli svizzeri, sono comunque parlano anche italiano, una barzelletta che andava molto di moda ai tempi della guerra, che dice che si dicevano tra di loro gli svizzeri che lavorano 6 giorni alla settimana per la Germania di Hitler e nel 7° giorno pregano per una vittoria inglese. Ora, la neutralità esiste, si può raggiungere un punto di vista neutrale o è soltanto un'utopia illuminista? O... Beh, soltanto un'utopia riduttiva, nel senso che il punto di vista neutrale è l'asintoto, è il punto a cui tendi. Poi è chiaro che è molto difficile arrivarci, anche perché il concetto di neutralità, ne appare parlato 2 minuti fa, potrebbe anche cambiare a seconda delle leggi del costume e delle abitudini. Ciò che è neutrale, ciò che può essere considerato neutrale in un paese o in una cultura potrebbe non esserlo in un'altra. Diciamo che si cerca di comporre più visioni dello stesso. Allora, ci sono voci di enciclopedia su cui conseguire un punto di vista neutrale non è difficile. La voce enciclopedica, scusate se sono un po' monotono nei riferimenti, la voce enciclopedica è dedicata al tricloroetilene, a una molecola, una serie di proprietà fisiche e chimiche. Magari potremmo andare a litigare sulla sua produzione, su quanto inquina, perché nulla è veramente immune da potenziali discussioni anche molto accese, però tutto sommato è un campo relativamente solido. Chiaramente se andiamo a discutere di religione, di politica, di temi etici, sono sabbie mobili dove è difficile. La biografia di un presidente del Consiglio a caso è stata molto dibattuta per molto, molto tempo. Perché non mi dici chi è? Perché non mi va di nominare. Prima dicevi che i ginebrai in questi 5 anni, cioè le voci di Wikipedia che... Le voci di Wikipedia che portano alla discussione un po' accesa, le hai imparate ad annusare abbastanza da lontano. Diciamo che questa è una mia personale attitudine. Allora, ci sono temi su cui io non sono capace di essere neutrale. Allora li seguo, ma non intervengo a gamba tesa nella discussione, proprio perché so che, cioè, mi autolimito, però non è un invito a fare altrettanto, per carità, è solo una mia personale linea di condotta. La neutralità, secondo noi, è ciò che garantisce l'opera nel lungo periodo. Cioè, se vogliamo conseguire un punto di vista neutrale, perché pensiamo che questo aiuti a creare autorevolezza all'intera opera. Ciò non toglie che costa decisamente fatica ricomporre più visioni di uno stesso tema sotto un unico ombrello, e anche la ricerca di fonti a sostegno spesso si rivela essere una ricerca tra fonti partigiane delle diverse fazioni. Ricordo una delle voci più tribolate sotto questo aspetto era quella sulle foibe in Venezia Giulia, dove ovviamente potete immaginare la rida di polemiche e di prove portate a sostegno da una parte e dall'altra, perché anche lì sembra che non esista comunque una verità condivisa e stampata da qualche parte che possa far da riferimento valido. È difficile, però la soluzione esiste. Ne parlavamo a tavola un momento fa durante la cena. Esiste un progetto simile a Wikipedia, che è quello sponsorizzato da Google Null, dove il modello è ribaltato. Cioè, se io scrivo una voce di Wikipedia, quella voce appartiene a tutti. Da qualche parte c'è scritto che cosa ci ho messo dentro io, ma da quel momento è di chiunque. Google Null invece dice no, tu la voce la scrivi, la firmi ed è tua, e decidi tu quanto aprirla agli altri, quanto permettere le modifiche e a quante altre persone. Dopodiché saranno gli altri a votare questa tua voce, valutandone la qualità e facendoti crescere in autorevolezza come autore. Questo significa però che loro non faranno lo sforzo di comporre più visioni dello stesso argomento sotto un unico ombrello. Se io andrò su un Google Null a cercare informazioni su un argomento controverso, troverò 2, 10, 100 versioni diverse
dei 100 punti di vista diversi, e quindi credo che per il lettore sia un'esperienza piuttosto disorientante alla fine. Per noi è una fatica comporre quei 2, 10, 100 punti di vista in un'unica pagina, però è una fatica che pensiamo valga la pena di fare per fornire al lettore un percorso di lettura, di rompere il ghiaccio con l'argomento. Poi sarà il lettore a scegliere il punto di vista che vuole all'interno dei 2, 10, 100 che abbiamo cercato di comporre. Quindi l'idea di arrivare a un punto di vista neutrale ha il duplice scopo di rendere autorevole nel tempo, speriamo, l'opera, ma anche di fornire al lettore un punto di ingresso unico su un determinato argomento. Poi nulla vieterà al lettore di scegliersi il percorso che preferirà. Non è facile. E quindi è più collaborazione o è più scontro diretto, è più mediazione? C'è un po' di più di attività Doroteo, un po' più di attività di comunità hippie? No, alla fine chiamarla Dorotea sì, gli dà un cattivo sapore, però temo che a volte rimanga l'unica soluzione. Si cerca di mediare chiaramente, però ritornando a un passo indietro, c'è il concetto di libertà come partecipazione, alla fine decide chi c'è, quindi sono gli utenti attivi in quel momento che decidono che taglio dare alla voce, per cui si conta anche sul senso di sfinimento. No, adesso sto scherzando. Anche qui non esiste una ricetta universale, ci sono voci dove magari le parti si sono capite e tutto sommato hanno convenuto di andare d'accordo, e poi ci sono voci estremamente tribolate dove magari riesce ad arrivare a un compromesso, poi arriva qualcuno che non è al corrente di tutta quanta questa discussione pregressa, non ha voglia di leggersela tutta, e dice: ma perché non facciamo cos'ha? E si riparte da capo. Il famoso Presidente del Consiglio a caso, alla fine uno dei suggerimenti per tentare di trovare una visione neutrale fu quella di prendere le versioni corrispondenti delle edizioni in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo, di tradurle e vedere che cosa c'era e usare quella come base di discussione, pensando che uno sguardo esterno fosse ragionevolmente distante da essere poco pregiudizievole. Fu una cosa su cui furono bene o male tutti d'accordo e divenne la base di partenza di una versione che poi andiamo a bloccare ogni volta che si vada a votare, questo è un altro discorso, però è un tentativo, a volte facendo notare alle parti in disputa che ciò che ci preme è l'interesse di Wikipedia nel suo complesso, quindi la bontà dell'opera su una delle due visioni, si riescono a convincere le parti, a volte no, a volte si arriva a far convivere magari